sportivi, buonasera e bentrovati all'appuntamento sportivo del lunedì sera con Calcio e dintorni. La trasmissione che parla di prima e seconda categoria, ma anche dei cosiddetti sport minori. Questa sera, prima di presentare gli ospiti, presento la scaletta che prevede, come d'altronde avevamo promesso ieri nel corso dei gol, servizi su Terracina Lanciane, quindi facciamo un piccolo salto all'indietro, apriamo una piccola parentesi sul campionato nazionale dilettanti. E poi parleremo di prima e di seconda categoria con gli ospiti che vado subito a presentarvi. Alla mia destra c'è il tecnico dell'Orsogna, formazione prima in classifica nel campionato di seconda categoria Girone D, e parliamo di Fulvio Bomba che vedete ora inquadrato. Alla mia sinistra invece c'è l'attaccante Alessio Dragani dell'Orsogna, tra l'altro capocannoniere del Girone. Dopo aver parlato con i nostri ospiti, in conclusione parleremo di pallavolo e avremo un servizio che riguarda ruote e motori show. Ma per intanto linea alla regia per qualche breve consiglio dai nostri sponsor. Bene, siamo tornati in diretta. Vedete in sovrimpressione il nostro numero telefonico per chiamarci e per porre eventualmente delle domande ai nostri ospiti oppure per fare delle precisazioni, delle puntualizzazioni sulla giornata calcistica di ieri, 0872 44 744. Adesso, come avete ascoltato prima dalla scaletta, apriamo una piccola parentesi sul campionato nazionale dilettanti Girone G ed andiamo a rivedere la scheda filmata curata da Angelo Vignoli in voce e Tommaso D'Alonso per le riprese dell'incontro di Terracina tra il Terracina e la capolista Lanciano, terminata sullo 0-0. Vediamo il servizio. Che la trasferta di Terracina non sarebbe stata cosa facile per il Lanciano lo si sapeva sin dalla vigilia. I laziali, dopo i fatti di Ceccano che hanno spento per loro ogni tipo di velleità, hanno cercato di portare a termine una prova d'orgoglio, ma sono rimasti preda di se stessi sviluppando una ragnatela a centrocampo che non ha portato loro alcun frutto ed ha imbrigliato maggiormente la manovra del Lanciano. I frentani sono scesi a Terracina privi dello squalificato arancio e del convalescente Pugnitopo. Inoltre Gastori non poteva disporre del miglior leone, infortunatosi alla spalla mercoledì nella partita di recupero con il Pro Cisterna. La partita è iniziata timidamente sotto una direzione arbitrale che non ha soddisfatto nessuno. Spesse volte il signor Giannoccaro di Lecce, che ha diretto l'incontro, è stato troppo severo con i giocatori del Lanciano e non altrettanto con i padroni di casa. Al settimo minuto del primo tempo il Terracina crea scompiglio davanti a Flavoni, ma è solo un attimo di paura. Al 24esimo il Lanciano resta in 10 per l'espulsione di Di Gioia, reo di un inutile fallo da Tergo su Caninghele, che lo ha accentuato peraltro anche per il terreno reso scivoloso da una costante pioggerellina di stagione. Senza potenziale offensivo, in inferiorità numerica e con il Terracina che aspettava a metà campo per colpire in contropiede, il Lanciano ha dovuto rivedere i propri piani ed addormentare la partita di quel tanto che basta per non rischiare di fronte a un avversario apparentemente timoroso, ma con grande capacità di ripartire in velocità per sfruttare il contropiede. Sono ancora i laziali a rendersi pericolosi al 37esimo, portandosi in area del Lanciano, ma Flavoni non viene impegnato direttamente. Il Lanciano risponde poco dopo al 40esimo con Damiani, che spalle alla porta, non può far altro. Sul finire del primo tempo la sfortuna torna a farsi viva per i frentani. In un contrasto si infortuna Buratti, che deve tristemente abbandonare il rettangolo di gioco. Una partita così combattuta perde uno dei più validi protagonisti e Castori, non avendo altro di cui disporre, è stato costretto a buttare nella mischia Luca Leone, portato in panchina più per fare numero che per altro. Il centrocampista frentano, con una imbragatura alla spalla, ha dato tutto quanto quello che poteva, stando attento a non peggiorare ulteriormente il proprio stato fisico. Nel secondo tempo, con l'ingresso di Leone, meno combattivo di Buratti ma più veloce nella manovra, il Lanciano ha leggermente avanzato il suo baricentro e dal 13esimo Cognigni reclama il gol su questa presa del portiere, a suo giudizio oltre la linea di porta. Un po' per la fatica, un po' per le circostanze createsi in campo, la partita non è decollata nemmeno nella ripresa e non ci sono state grosse emozioni fino alla fine. Al 37esimo anche il Terracina rimane in 10 per l'espulsione del centravanti Minieri. Poco più avanti l'altra punta biancazzurra, lo zairese
Caninghele, già diffidato, verrà ammonito e salterà il prossimo incontro a Campobasso, dove la squadra di Mister Somma mancherà completamente dell'attacco titolare. Ristabilita la parità in campo e con l'inserimento dei più freschi Sacci e Sisti al posto rispettivamente di Alfonsi e Leli, il Lanciano ha provato a spingere per vincere la partita e dal 40° ha costruito la più limpida ed invitante palla gol dell'incontro. Su preciso cross dalla destra di Rosato, Paoloni si faceva trovare pronto a raccogliere di testa il traversone, ma un po' per imprecisione, un po' per scarsa convinzione, spedisce sul fondo, mancando il gol vittoria. Episodi a parte, nello stato di fatto il Lanciano dalla partita non poteva chiedere di più contro un avversario che dal centrocampo in giù ha sistematicamente chiuso tutti gli spazi, come se giocasse in trasferta. Con un uomo in meno poi tutto è stato più difficile. Il pareggio, infine, alla luce anche degli altri risultati, acquista per il Lanciano una importanza maggiore di quanto effettivamente dica il punto conquistato e fa sì che le rivali restino ancora a debita distanza. Bene, questa era la scheda di Angelo Vignoli su Terracina Lanciano, credo siano pronte anche le interviste, c'è da aspettare un istante ancora e ne approfitterei per parlare con Fulvio Bomba di questa annata magica delle formazioni frentane, lui che è stato per anni tecnico della SPAL Lanciano, il Lanciano che abbiamo visto è primo in classifica nel girone G e la SPAL capeggia il girone B di prima categoria. È la volta buona per uno storico Amplane per le formazioni frentane? Ma io direi che ci sono tutte le condizioni quest'anno per il salto di categoria sia per il Lanciano Calcio sia per la SPAL Lanciano, che ha strutturato veramente un buon gruppo, una buona squadra, quindi speriamo tutti in questi passi. Per il Lanciano chiaramente è un obiettivo che la società si era prefissa, quella di rientrare tra i professionisti, e per la SPAL mentre è sicuramente un obiettivo che non è stato mai raggiunto, se non sbaglio, per questa società, che sono 30 anni che fa attività, quindi una bella soddisfazione e un augurio chiaramente per tutte e due le società. Bene, in attesa delle interviste entriamo nel vivo della trasmissione parlando del campionato di prima categoria Girone B. Insieme a voi andiamo a leggere i risultati di ieri con le relative classifiche. Castelfrentano Faresina 1-1, Fara San Martino Casalbordino 3-0, Paglieta Monte Odorisio 3-0, PGS Calciovasto Liscia 1-0, Robur Castiglione Trigno Celenza non disputata per neve, Spallanciano Villanova 2-0, Tornareccio Palombaro 1-0 e Virtus Cupello Fossa Cesia 1-1. Vediamo la classifica, comando la Spallanciano con 47 punti, Casalbordino 45, Fara San Martino 41, Trigno Celenza 38, Tornareccio 35, Virtus Cupello 32, PGS Calciovasto e Paglieta 31, Fossa Cesia 28, Liscia 24, Villanova 23, Palombaro, Faresina e Castelfrentano 19, Robur Castiglione 16, Monte Odorisio 13 punti. Vediamo la classifica dei marcatori, dove al comando c'è De Dominicis del Villanova con 20 reti, Di Palma della Robure a 18 insieme a De Vitis del Fara San Martino, un altro giocatore del Fara San Martino, Gian Giordano, è a quota 10 gol. Con 9 reti troviamo Valentini del Virtus Cupello, Severo del Monte Odorisio e Ronzitti della PGS Calcio Vasto. Con 8 gol abbiamo Tumini dell'Iscia, Gaspari del Trigno Celenza, Dali Carnasso della Spallanciano, Claudicante del Palombaro e Bonacci del Casalbordino 91. Infine con 7 reti Spinelli del Fossa Cesia, Cristian Marino del Villanova, Marchetti del Paglieta, Fantini del Fossa Cesia, Di Domenica della Robur Castiglione e Annibale della SPAL di Lanciano. Queste erano le posizioni di vertice nella classifica dei marcatori del campionato di prima categoria Girone B. E parliamo ancora con Fulvio Bomba di questo girone della SPAL che ha battuto per 2-0 il Villanova e che ha approfittato della contemporanea sconfitta del Casalbordino nel big match col Fara San Martino per andare avanti da sola in vetta alla classifica. C'è comunque adesso questo Fara San Martino che sta rinvenendo molto bene e fa davvero paura per la forza dell'organico. Sì, chiaramente all'inizio del campionato Fara San Martino era sicuramente la favorita o la prima delle squadre più organizzate.
Ha avuto qualche battuta d'arresto, so che hanno recuperato durante la settimana proprio con la SPAL Lanciano, hanno pareggiato, quindi per la SPAL sicuramente un risultato veramente buono, che ha lasciato a distanza la stessa Fara. A questo punto direi, dopo la sconfitta del Casalbordino, stranamente pure con 3 gol, di solito non è una squadra che prende molti gol, la SPAL ha le carte in regola e quel poco vantaggio che ha probabilmente non dico sarà sufficiente, ma sicuramente per la fine conteranno questi 2 punti di differenza. Per quanto riguarda le altre squadre, cosa possiamo dire? C'è questo Pagliete che sta disputando un'ottima stagione quest'anno, con Marchetti che continua a segnare. Sì, ha infilato una serie di partite utili consecutive, quindi c'ha un buon organico. No, l'unica squadra veramente che sinceramente mi dispiace anche vedere la classifica del Castelfrentano e dell'Amico Cocco, che ha avuto dei problemi durante l'arco, all'inizio dell'anno già per riorganizzarsi, attualmente poi chiaramente avendo una squadra che non è abituata a lottare, perché negli ultimi anni si è trovata sempre posizione di alta classifica, si trova là in fondo e chiaramente i nervi, quando si è una squadra che non è abituata a lottare, ultimamente ha avuto parecchi squalificati, quindi deve stare molto molto attenta. Ieri non ha approfittato uno scontro diretto che poteva essere importante per rientrare nel gruppo della salvezza, però io gli auguro a Cocco, che è un amico, che alla fine insomma ce la possa fare comunque. Tra le curiosità di questa giornata registriamo in PGS Calciovasto Liscia un incontro dove si affrontavano da avversari padre e figlio. Fiorillo, padre che è attaccante del Liscia, l'anno scorso segnò una valanga di gol in seconda categoria, e Fiorillo figlio che è un attaccante della PGS Calciovasto, squadra che da sempre cura molto il settore giovanile, e ci segnalavano tra gli altri Mirko Cicchini, un centrocampista classe 1981 che a detta di molti è stato il migliore in campo proprio nell'incontro di ieri, vinto dalla PGS Calciovasto per 1-0 in virtù del gol di Ronzitti al terzo del primo tempo. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante, diamo la linea alla regia e poi andremo a vedere le interviste di Terracina Lanciano ai due tecnici. Bene, siamo tornati in diretta con Calcio Dintorni, 0872 44 744, il numero di telefono per quanto riguarda la nostra trasmissione. Ci chiamavano prima per segnalarci che Celiberti del Pagliete avrebbe realizzato 11 gol, rispetto alla nostra classifica c'è una sostanziale, abissale direi, differenza, ma ripetiamo, la nostra è stilata in base a quanto riportato dal quotidiano Il Centro. Ci saranno sicuramente delle inesattezze e magari, ecco, se le società volessero darci una mano in questo senso, di mandarci un fax con la classifica dei capocannonieri completa delle loro squadre allo 0872 44698, quindi ai più volenterosi li ringraziamo anticipatamente. Intanto Nicola Salvatore, presidente della SPAL Lanciano, mi salutava, lo ringraziavo, in particolare salutava Fulvio Bomba per il suo look, dice Salvatore, un look alla Kojak, alla Yulbrinner, se vogliamo. Sono stato obbligato dal responsabile della trasmissione. Ciao Nicola. Beh, visto che c'è Stefano che ha la tua stessa capigliatura, allora c'era bisogno di un altro simile. Allora, andiamo a parlare di prima categoria Girone C con i risultati e la classifica. Vediamo subito Arabona Adriano Flacco 2-0, Arielli Atletico Colli 4-0, Colle Corvina Lanno 2-2, Montupoli Buttianico 0-0, Prodelta Sulpriziana 1-1, Rosciano Torrevecchia 0-5, Tiburfuoco Miglianico 5-2, Vestina Penne River 65 1-3. La classifica: al comando il Miglianico con 47 punti, Colle Corvino 46, Rosciano e Vestina Penne 41, Arabona 38, Torrevecchia 34, Alanno 32, River 29, Buttianico 25, Flacco 24, Arielli 23, Montupoli 22, Atletico Colli 19, Sulpriziana e Prodelta 17, Tiburfuoco 15 punti. Andiamo con la classifica dei marcatori. Al comando c'è Marinucci del Miglianico con 21 gol, con 17 reti Sileno del Colle Corvino, a quota 14 Sabatini dell'Alanno,
Mincone del Torrevecchia e Capitanio del Rosciano, con 12 gol Tacconelli dell'Adriano Flacco di Giuliano Teatino e Pagliari dell'Arabona, con 10 gol Tatasciore del Bucchianico e Lalli dell'Arielli, con 9 gol Aielli del Vestina Penne, con 8 reti Lo Perfido della Sulpriziana e Ferri dell'Arabona, infine con 7 reti Mantini del Miglianico, Di Marco del Vestina, Di Giovanni della Lanno, consorte della Sulpriziana, Colaiocco dell'Atletico Colli e Barone dell'Arielli. Adesso ci fermiamo perché sono pronte le interviste relative a Terracina Lanciano, interviste di Angelo Vignoli ai due tecnici Castori e Somma. Vediamo. Mister Castori, allora 10 giornate dal termine del campionato, a questo punto a Terracina, cosa fa per la classifica di Lanciano? Il punto è ottimo oggi, ottenuto in queste condizioni, anche se noi dobbiamo giocare 11 di partite che abbiamo un recupero mercoledì. La partita si è messa subito in condizioni difficili per noi per l'espulsione di Gioia, a mio avviso un provvedimento sicuramente affrettato che ci ha complicato di molto le cose. Poi c'è stato anche l'infortunio di Buratti, tanto per completare il quadro, e in quel momento è emerso il carattere della squadra perché siamo stati molto attenti, abbiamo raddoppiato l'impegno, moltiplicato gli sforzi e nelle condizioni in cui eravamo sinceramente era difficile fare meglio di più, oltretutto su questo campo che era un campo oggi difficile per chi fosse venuto a giocare per le note vicende, quindi il quadro era di una situazione sicuramente non ottimale. Noi siamo riusciti a fare il risultato e questo è una gran cosa. Per quanto riguarda l'immissione in campo di Leone, noi davamo Leone come un giocatore che non doveva essere della partita, ha avuto molto coraggio lei a metterlo in campo. Sì, perché ha mali estremi, estremi rimedi, il ragazzo ha bisogno di 10-15 giorni per guarire e io a un certo punto mi sono visto costretto a buttarlo dentro perché non avevamo più centrocampisti. Qui volevo sottolineare, non voglio essere, non vale fare biadismo, però questa squadra ha un gran cuore e tutti i ragazzi vogliono contribuire a portare mattoni per vincere questo campionato e anche Luca oggi era in condizioni sicuramente quasi impossibili da scendere in campo, alla fine con una fasciatura stretta i denti e ha rischiato molto, però noi dobbiamo anche rischiare. Eravamo a un certo punto assenti di Bugnidopo, di Arancio, di Buratti in 10 e sinceramente abbiamo ridotto, come dicevo prima, questo era un campo molto difficile oggi da giocare qui, l'avete visto perché abbiamo trovato le condizioni ospitali non ottimali, però abbiamo portato il risultato. Come spesso capita, sul finire di ogni partita il Lanciano tira fuori i denti e gli artigli e c'è stata l'occasione di Paoloni che poteva essere sfruttata in modo migliore. Sì, perché noi ci crediamo fino alla fine, le partite ce le giochiamo fino all'ultimo secondo, non disperiamo mai di poter ottenere il massimo e quando abbiamo magari retto un po'. Ma non voglio dire l'urto perché io ho visto un Terracina in superiorità numerica giocare costantemente in difesa, lasciare a noi l'iniziativa. Sinceramente questo atteggiamento qui non l'ho capito per niente, però ognuno fa le partite che vuole. Però noi quando abbiamo superato, visto che il Terracina non ha più nemmeno forza per spingere, noi siamo cresciuti alla fine e quando gli ultimi 7-8 minuti siamo rimasti 10 contro 10 abbiamo cercato di vincerla. Non ci siamo riusciti, però è importante che conta che la mentalità ci sia sempre in ogni momento. Con la squalifica del titolare di panchina, signor Somma, oggi a dirigere il Terracina c'era l'allenatore della squadra juniores, mister Lombardi. Allora, raccontiamo un attimino questa partita, una partita che non è stata sicuramente emozionante dal punto di vista dell'azione di gioco, ma che è stata emozionante almeno per i fatti in campo, l'espulsione del giocatore del Lanciano che ha costretto la squadra a giocare in un'ora circa in 10 uomini, ma ci dica un attimino il suo punto di vista. Niente, noi, il mister in settimana evidentemente ha preparato un'ottima partita perché l'unica arma per affrontare il Lanciano era quello di in primo momento di aspettarlo e poi di ripartire con ripartenze improvvise. Il mister ha fatto un ottimo lavoro anche perché con le numerose assenze che la nostra squadra aveva, non era facile oggi come oggi incontrare un Lanciano che era lanciato verso la vetta alta della classifica. Comunque quello che posso dire è che ho trovato dei ragazzi che si adattano in qualsiasi emergenza, in qualsiasi momento, in qualsiasi ruolo. E penso che sia stata una partita giusta come dal punto di vista del pareggio, poi per quanto riguarda le espulsioni sono cose che capitano nel calcio, non vale la pena di commentare questi fatti, l'arbitro non va mai
va lasciato, è come se fosse un giocatore normale come noi. Quindi può sbagliare, può indovinare, comunque l'importante è che oggi nella situazione in cui ci trovavamo siamo riusciti ad effettuare un ottimo pareggio. Potenza, Campobasso, Lanciano, Terracina, le prime quattro in classifica hanno pareggiato tutte. Cosa significa per la sua squadra, per la squadra di Terracina? E che cosa può aspettarsi ancora da questo campionato la squadra biancazzurra? Niente, io penso che la nostra squadra vada avanti per la sua strada, ormai senza... c'è un piccolo spiraglio per poter pensare alla vetta, però ormai i giochi penso che sia una corsa a tre fra Lanciano, Potenza e Campobasso, anche perché noi non è che ci troviamo adesso come adesso in una situazione fisica di giocatori un po' disastrata, anche perché la prossima partita a Campobasso ci mancherà Minieri espulso, ci mancherà Christian Klinkleber per impegni con la nazionale. E quindi ed è niente, noi andiamo, affronteremo tutte le partite, il mister penso che affronterà tutte le partite con l'impegno e la massima serietà fino alla fine per cercare di arrivare il più alto possibile. E Lanciano come l'ha visto lei? E Lanciano non sta a me giudicarlo, è un'ottima squadra, ben quadrata, poi purtroppo è stata costretta a giocare con una pedina in meno su un campo difficile come questo qui di Terracina. E ha cercato, poi all'inizio si è trovato anche in difficoltà con le ripartenze di Christian, di Minieri. Lanciano è un'ottima squadra, forse ecco l'espulsione all'inizio ha creato qualche problema alla squadra. Adesso non so, penso che sicuramente è una delle candidate come organico, come impostazione tattica in mezzo al campo, è un'ottima squadra. Speriamo che poi alla lunga vinca il migliore. Bene, queste erano le interviste di Terracina Lanciano. Adesso con Alessio Dragani andiamo a commentare questo campionato di prima categoria Girone C, dove ci sono tre squadre che possono ancora ambire al salto di categoria, e ci riferiamo al Miglianico che veleggia in testa ma con un solo punto di distacco dal Colle Corvino. Il Miglianico comunque deve recuperare un incontro in più rispetto ai rivali, e poi c'è il Rosciano che si trova a quota 41 e anch'esso deve recuperare oltre al Miglianico c'è anche il Rosciano che deve recuperare una gara. Che cosa possiamo dire, Dragani, di questo girone? Chiaramente non conosco a fondo tutte le formazioni di questo girone, comunque posso dire per quanto riguarda le formazioni nella parte alta della classifica, ecco, il Miglianico credo che non abbia problemi a vincere il campionato, ha un organico credo nettamente superiore rispetto alle altre, anche perché le abbiamo affrontate in Coppa Abruzzo. Devo dire che hanno veramente dei bei giocatori, soprattutto nel reparto avanzato. Ecco, delle altre squadre che cosa possiamo dire? C'è per esempio l'Arielli delle Chietine. Sì, l'Arielli, anche l'Arielli ha dei giocatori interessanti nelle proprie fila, ecco. Credo che non avrà sicuramente problemi per la salvezza, e anche il Montupoli. E chiaramente deve lottare ancora fino in fondo per riuscire a portare a termine questo campionato in modo positivo. Per il resto credo che, ecco, il Miglianico sicuramente la squadra migliore per quello che abbiamo visto anche noi affrontandoli. Comunque deve sempre guardarsi le spalle da questo Colle Corvino, che vedo è un punto di distanza. Comunque ripeto, il Miglianico nettamente favorito. Bene, adesso noi ci fermiamo ancora per una breve pausa e poi parleremo del campionato di seconda categoria Girone D, dove sono impegnati i nostri ospiti dell'Orsogna. Tra poco. Bene, torniamo in diretta. 0872 447 44 è il numero per chiamarci e per porre delle domande ai nostri ospiti, ma andiamo ad affrontare proprio il campionato che riguarda gli amici dell'Orsogna, il campionato di seconda categoria Girone D, con questi risultati: Guastamero Livacri 0-3, Maiello 84, Casa Canditella 1-0, Nino Cerullo Poggiofiorito 1-1, Orsogna Fara 90 1-0, Real Francavilla Caporosso 0-3, Sant'Eusanio Canosa Sannita 1-7, Villa San Vincenzo Ferentum 0-2, Villa Magna Crecchio 0-0. Vediamo la classifica. Al comando l'Orsogna con 52 punti, Nino Cerullo segue a 46, Vacri 44,
Crecchio 37, Ferentum 36, Villa San Vincenzo 32, Canosa Sannita 30, Casa Canditella 28, Villa Magna 26, Real Francavilla 25, Caporosso 24, Maiello 84 22, Fara 90 21, Guastameroli 16, Poggio Fiorito 12, Sant'Eusanio 1 punto. Vediamo la classifica dei marcatori, il cui presente Dragani dell'Orsogna è capocannoniere con 21 reti, a quota 17 c'è Nunziato del Nino Cerullo con 17 gol, a quota 16 Monaco del Canosa Sannita e Miccoli del Nino Cerullo con 14 reti, De Virgilis del Sant'Eusanio con 12 gol, Firmani del Vacri con 11 reti, De Luca del Villa San Vincenzo e Cupido dell'Orsogna con 10 reti, Attilio Taraborrelli del Villa San Vincenzo e Spreca Cenere della Real Francavilla con 9 gol, Montarelli del Crecchio, Fontana del Ferentum e Dienno del Fara 90. Infine con 8 reti, Leonelli del Canosa Sannita, Caratella del Ferentum e Abazi del Maiella 84. Allora parliamo con Alessio Dragani della gara di ieri, vittoriosa seppur di misura per 1-0 con il Fara 90. Il risultato è un po' striminzito considerando il vostro valore in attacco. Sì, partita di ieri una gara sicuramente molto, molto difficile. Avevamo l'esperienza della partita di andata in cui anche in quell'occasione loro ci misero in difficoltà e abbiamo visto anche ieri, hanno ripetuto in sostanza la gara appunto di andata. Si sono chiusi bene in difesa cercando di ripartire in contropiede. Fortunatamente abbiamo trovato il gol nei primi minuti del secondo tempo grazie ad una bella invenzione di Nunzio e credo che da quel, fino a quel punto siamo riusciti diciamo, a mantenere il risultato in modo molto agevole. Ecco, potevamo raddoppiare con un calcio di rigore fallito dal sottoscritto, però penso che il risultato sia sostanzialmente giusto. Ecco, Bomba, l'Orsogna sta navigando a vele spiegate in vista a questo campionato di seconda categoria, girone B. Può essere la volta buona di una promozione che sarebbe storica, diciamo, l'Orsogna, anche se credo abbia militato in categorie superiori questa società. Sì, chiaramente noi ci speriamo, ci troviamo in condizioni ottimali per raggiungere questo obiettivo. Sono tanti anni che effettivamente questa cittadina tenta, questa società, perché poi sono sempre gli stessi che guidano un po' questa società, sta tentando di rientrare in categorie superiori. E noi quest'anno abbiamo questa opportunità, anche se insomma, mancano ancora 9-10 partite per tutti, chi ha chi 9 e chi 10, però siamo messi in maniera ottimale per raggiungere l'obiettivo. Certo, nel complesso direi che ancora 3-4 squadre possono dire la loro perché ci sono ancora scontri diretti, quindi è tutto da vedere, a 3 punti è facile, basta sbagliare o avere problemi tipo infortuni, perché non tutte le società sono in condizioni di avere 20 giocatori a disposizione, quindi anche noi insomma, abbiamo una rosa abbastanza ristretta, allora nel momento in cui vengono a mancare 2-3 elementi del gruppo squadra chiaramente si fa fatica, anche perché è un campionato abbastanza equilibrato, tutti i campi diventano difficili, no, sono difficili, non è che ci diventano, sono difficili, la dimostrazione è che per esempio chiaramente a noi ha fatto molto piacere giustamente il Poggio Fiorito ieri ha pareggiato con Nino Cerullo, domenica scorsa noi a Poggio Fiorito abbiamo effettivamente non dico che l'abbiamo a stento, abbiamo vinto a fatica, probabilmente non meritavamo nemmeno la vittoria su un campo pesante, ecco che le partite diventano tutte difficili, un po' perché un mese di neve, tra neve, campi pesanti e cose varie, quindi ancora tutto da vedere. Alle vostre spalle c'è una agguerrita concorrenza, anche se i punti di vantaggio dell'Orsogna sono sostanziosi rispetto al Nino Cerullo per esempio, che comunque deve recuperare una gara e volendo potrebbe arrivare a 3 punti sì. Da voi. Sì, sì, appunto dicevo. Certo, la partita da recuperare del Nino Cerullo, una partita da recuperare, sicuramente quella di giovedì sarà sicuramente importante anche per l'avversario che è il Vacri.
perché vincendo quella partita il Vagri potrebbe rientrare definitivamente nella lotta, perché ha infilato una serie di risultati utili, si è riavvicinato a tal punto che basta lo scontro diretto per saltare, cioè per mettersi alle stesse condizioni del Nino Cerullo e poi aspettare un nostro passo falso. Ma io direi che anche il Crecchio potrebbe tentare un riaggancio, ha due partite da recuperare. So che nelle ultime ha avuto delle defiance abbastanza gravi, 3-4 ragazzi fuori, chiaramente a quelle condizioni, però ha due scontri diretti, devono giocare sia, il Crecchio deve giocare sia col Vagri che con Lino Cerullo, quindi voglio dire, è ancora tutto da... 4-5 punti sono tanti, ma potrebbero diventare pochi con uno scontro diretto fallito, insomma. Ecco, Dragani, tra le formazioni che avete affrontato sinora, quale scegli come pretendente numero uno alla lotta finale con voi? Ma sicuramente, vedendo il gioco espresso ed anche la classifica, credo a Nino Cerullo. Ricordo che all'andata fu veramente una bella gara, combattuta da ambo le parti. Alla fine la spuntammo noi. Comunque credo che sia Nino Cerullo la squadra che gioca, ecco, abbastanza bene. C'è il Vacri, che alla vigilia si diceva potesse essere la forza numero uno del campionato, però attualmente, vedendo la classifica, ecco, non è così. Comunque anche loro hanno speso molto, credo, per questo campionato. Sicuramente, ecco, Nino Cerullo e Vacri per l'organizzazione di gioco che hanno dimostrato. Ecco, Bomba, qual è secondo lei la squadra che ha sorpreso più di tutte rispetto a quanto ci si aspettava alla vigilia degli addetti ai lavori? Positivamente. Sì. Ma sinceramente Nino Cerullo io non conosco, cioè adesso sì, voglio dire, all'inizio non sapevo, una neopromossa se non sbaglio, tra parentesi, quindi è sicuramente la sorpresa positiva del campionato. Anche se sinceramente sul piano del gioco a me personalmente chi mi ha fatto più impressione, l'unica squadra che di fatto ci ha messo in difficoltà veramente, almeno per un tempo, nel giro d'andata, era il Ferentum. Effettivamente è un organico che sicuramente non merita questa classifica che ha, non so, probabilmente problemi all'interno del gruppo, non ho idea. Tanti giocatori a disposizione sicuramente, e bravi pure, tra parentesi, faccio un nome a caso, Fontana, per dire, un giocatore di un certo livello, stesso Frati, però è rimasta staccata, ha perso i derby, una serie di evidentemente qualcosa non è andato, perché è l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà sul piano del gioco. Le altre, meno male, la partita la vinci, la perdi, abbiamo giocato alla pari, un po' con tutte, almeno con le capoliste, quindi... E qual è invece quella che più ha deluso le aspettative? Il Sant'Eusanio, purtroppo, evidentemente, dopo gli anni precedenti avuti in tutte le squadre di paese, purtroppo, ci sono queste condizioni, cioè queste parabole naturali, che vengono fisiologiche, diciamo. E automaticamente da una promozione, addirittura se non sbaglio uno spareggio, 2-3 anni di difficoltà, e dovrebbero, ho parlato proprio ieri, ho avuto occasione di parlare con uno dei fratelli dirigenti, Vitucci, si stanno organizzando per ristrutturare il tutto, perché avevano pure il settore giovanile fino a qualche anno fa, quindi praticamente senza società, solo loro che tirano e si trovano. Questa è la squadra che sicuramente ci si aspettava qualcosina in più, retrocesso al campionato precedente, dalla prima, per il resto più o meno. Sei d'accordo, Dragani? Sì, concordo pienamente con le parole dette dal mister. Ecco, per il resto il Villa San Vincenzo, solito campionato di metà classifica, e lo stesso Canosa Sannita, campionato pressoché identico a quello passato. Niente, ecco, credo che oramai la lotta sia tra noi e Nino Cerullo. L'importante è non abbassare mai la testa fino perlomeno allo scontro diretto, che ci sarà credo fra due domeniche. E allora penso che si possano fare, diciamo, dei calcoli. Ma fino a quella partita è importante scendere sempre in campo con la giusta determinazione. Perché abbiamo visto anche col risultato di ieri della Nino Cerullo pareggiando in casa, che obiettivamente nessuno ti regala nulla, quindi
bisogna vincere lo scontro diretto e sperare in altri eventuali passi falsi. Ecco. Anche del Vagri, concordo con quello che diceva prima il mister, credo che si possa ampiamente reinserire nel discorso, perlomeno per il secondo posto. Ecco. Boba, la società dell'Orsogna all'inizio si aspettava un campionato di vertice, lo aveva programmato oppure, come forse è successo alla Spalle, tutto è avvenuto strada facendo? Più che programmato, chiaramente loro sperano, perché sono anni, come dicevamo prima, che tentano questo salto di rientrare in categorie superiori, quindi abbastanza programmato, anche se probabilmente è partito un po' in ritardo, siamo partiti un po' tutti in ritardo, però sinceramente avendo la società un buon gruppo di persone che aiutano a tutti i livelli, ha messo me in condizioni di trattare, di organizzarmi anche con breve tempo, diciamo, un buon gruppo di ragazzi. 5-6 erano elementi che l'anno scorso stavano con me in prima con la SPAL, quindi di categoria sicuramente, con i ragazzi locali e con qualcun altro che tipo Dragani, che 2 anni sta con loro, e io conoscevo già perché 2 anni fa sono stato a Orsogna, e siamo riusciti a organizzare una buona squadra. Quindi a quel punto, visto gli elementi, la speranza di arrivare fino in fondo c'era allora e ci sta ancora di più adesso. A proposito di questo, io volevo dire che volevo sicuramente fare un, come devo dire, riguardo alla società, è un gruppo di persone che effettivamente merita una soddisfazione, perché sono veramente molto molto organizzati. Non credo a questi livelli ci sia una società diciamo organizzate in questo modo. Sono 20 persone che vanno d'accordo in maniera incredibile. Parlo proprio a livello societario, non so, all'esterno, il paese merita, Grandicello pure, tra parentesi. Stanno lavorando bene, si stanno organizzando, hanno anche una struttura giovanile, tu sai benissimo, che stanno ricostruendo man mano, fanno il campionato allievi giovanissimi quest'anno, l'anno scorso facevano anche l'under 18, adesso chiaramente avendo un paese piccolo pochi elementi a disposizione, quest'anno l'hanno bloccato, ma il prossimo probabilmente rifaranno anche l'under 18, si stanno riorganizzando con i tecnici anche per fare una scuola calcio, la struttura ce l'hanno. È veramente una soddisfazione mia personale, dei ragazzi che giocano, perché ci seguono in maniera incredibile, all'allenamento sono più loro che noi, sinceramente, perché molti di noi fanno i turni, quindi una settimana, un allenamento sì, uno no, loro sono sempre e comunque presenti. E veramente, se riusciamo a fare questo passo, questo salto, è una soddisfazione per tutti. Bene, adesso andiamo con l'ultima pausa pubblicitaria, poi parleremo di seconda categoria Girone F, di pallavolo e anche di ruote e motori. Bene, siamo tornati in studio, nel frattempo ci erano arrivate delle telefonate, tra cui quella di Mario Ranzi, che salutava e dava tanti auguri a Fulvio Bomba. Di chi si tratta? No, una bella sorpresa veramente. Mario Ranzi è un ragazzo che, amici anche tra parentesi, un ragazzo che ha giocato con me anni fa in seconda qui a Marcianese, a Lanciano. Io lo ringrazio, se non sbaglio vive a Pescara, sono da tanto che non lo vedo, quindi grazie, ciao. Bene, adesso andiamo con la seconda categoria Girone F, settima giornata di ritorno. Bomba Taranta Peligna 3-1, Civita Luparella Torino di Sangro sospesa per impraticabilità di campo dopo 30 minuti sullo 0-0, Fossa Cesena 90 Perano 1-2, Mario Turdo Carunchio San Salvo Marina 2-0, San Vito 83 Marina Calcio 3-2, Torre Bruna Villa Santa Maria 4-1, Torricella Peligna San Giovannese 0-0 e Varsinello Gissi era il derby 0-2. La classifica, al comando il San Vito 83 con 49 punti, Torino di Sangro e Torre Bruna 48, Villa Santa Maria 42, Valsinello Gissi 41, Mario Turdò 39, Perano 37, Gissi 33, Bomba 24, San Giovannese 21, Torricella Peligna 18, San Salvo Marina 17,
Marina Calcio 14, Taranta Perigna 12, Civita Luparella e Fossa Cesia 90 chiudono con 9 punti. Andiamo con la classifica dei marcatori. Al comando Gualtieri del Torino di Sangro con 29 gol, Spinelli del Perano ne ha 22, Antenucci del Torre Bruna 21, Mazzoni del Valsinello Gissi e Chioldine del Torre Bruna con 20, Ivan Stella e del Villa Santa Maria e Di Martino del Valsinello Gissi con 17, con 15 reti Sbaraglia del San Vito 83, con 13 gol Mastronardi del Valsinello Gissi, con 12 reti Grosso della San Giovanese e De Torre del Taranta Perigna, con 11 reti Massa del Bomba e Cirulli del Torino di Sangro, infine con 10 reti Tiziano Turdò e Germano Turdò del Mario Turdò e Deninis del Torre Bruna. Come avete visto, come ormai consuetudine e tradizione, in questo girone si segna un gran numero di gol. Stranamente ieri c'è stato anche uno 0-0, quello tra Torricella Perigna e San Giovannese. Tre sono le squadre che possono potenzialmente vincere questo campionato ed è sono il San Vito 83 che è in testa con 49 punti, il Torino di Sangro che ne ha 48 insieme al Torre Bruna, ma San Vito e Torino di Sangro devono recuperare ancora un incontro. Che ne dice Fulvio Bomba su questa disamina? D'altronde la classifica, parla chiaro, anche perché a questo punto se questa è giusta la classifica, spero questa del il Villa Santa Maria con la sconfitta di ieri, che era uno scontro diretto a Torre Bruna, se non sbaglio, dove è stata battuta, la quarta forza. Villa Santa Maria si è chiamata fuori in pratica, perché tre squadre a sei punti con due addirittura con una partita in meno, penso che la lotta a tre è questa, cioè difficilmente un eventuale riaggancio. E il Valsinello era prima in classifica addirittura alla fine del giorno d'andata, sbaglio, poi ha infilato una serie di risultati negativi. Peccato, perché io conosco qualcuno, Mazzone, quel ragazzo, il centravanti che gioca con loro, non so se ci sta ancora, ma penso di sì. Penso che non ci siano soluzioni, è una lotta fino alla fine, perché il Torre Bruna pure era abbastanza staccato, evidentemente ha infilato una serie di risultati. Bene, adesso prima del servizio su Ruote e Motori Show ricordiamo ancora una volta la vittoria in trasferta della Colavita BLS Lanciano sul terreno della CUS Roma, 3-0 il risultato finale, con i parziali di 15-5, 15-8 e 15-6 rispettivamente in 16, 23 e 19 minuti, quindi è arrivato il successo consecutivo numero 9 per la Colavita Lanciano, e nemmeno a dirlo il nono 3-0 consecutivo per le lancianesi di Daniele Litterio. Quindi nulla hanno potuto le romane contro la formazione frentana di questo periodo, che non lascia spazi a nessun avversario ed attraversa un ottimo stato di forma complessivo. È probabilmente il momento più giusto per affrontare le avversarie di rango del girone C di B1, che dalla settimana prossima, a cominciare dall'Ipercop Pesaro, si alterneranno in rapida successione nel fronteggiare le biancorosse. Se tutto andrà per il meglio, qualche dispiacere in più le concorrenti alle zone alte del girone C dovrebbero patirlo. Adesso torniamo a vedere il servizio che abbiamo mandato anche ieri nel corso di E-Gol su Ruote e Motori Show, la rassegna fieristica dedicata ai motori e all'ente Fiera di Lanciano, nostre interviste a Simona Ventura e a Loris Capirossi tra gli altri. Vediamo. Simona Ventura, ha avuto magari già il modo di fare un giro tra i padiglioni, come trova questa manifestazione? Assolutamente completa e molto bella, è la seconda, non per niente la seconda rassegna d'Italia. E insomma, dopo Bologna è giusto che il centro abbia un punto anche così importante per tutti gli appassionati delle quattro ruote, delle due ruote naturalmente. Com'è il tuo rapporto con le due o le quattro ruote? Ma io ho un motorino, come tutti in città lo uso con parsimonia, perché non è che mi trovi molto a mio agio, ho paura, quindi anche perché non per me, per gli altri, quindi che mi vengano addosso. E poi invece la macchina fa parte di me, perché comunque mi sposto sempre in macchina, viaggio in continuazione, la macchina diciamo è il mio mezzo preferito. Ruote, motori, no, sto facendo un lapsus, ma era donne e motori, il detto gioia e dolori, vero o falso?
Ma io credo donna al volante è pericolo costante, anche ormai le donne si sono evolute anche in questo senso, quindi trovi delle donne che guidano molto meglio degli uomini, quindi anche questo è un luogo comune che va sfatato. Lei è in questo momento di grande successo come conduttrice del programma Le Iene, dopo Le Iene è successo anche per un programma come Barracuda, è il momento della TV graffiante. Assolutamente, io sono contenta di avere diciamo iniziato queste Iene, ci ho creduto molto insieme a Giorgio Gori e siamo contenti che abbia avuto questo grande successo. Ora spero di ripeterlo con Le Matricole, ma comunque un programma molto più di successo rispetto alle Iene dell'anno scorso, quindi sono contenta. Quest'anno non avrò più Amadeus ma Fiorello. E tra gli altri progetti lavorativi qualche anticipazione? Ma io penso dopo facciamo cabaret, poi posso concludere qui questa stagione, direi. We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Love is a flower, so precious in your hand. Carry on smiling, and the world will smile with you. When every race is run and the day is closing in, I don't care about the world. Testimonian d'eccezione, ruote motori show, Loris Capirossi, campione del mondo 1998 per la classe 250, ho studiato, mi sono preparata, so anche che è infortunato. Effettivamente mi sono fatto male in allenamento e effettivamente in questi giorni dovrei fare dei test in Australia, però purtroppo ho dovuto saltarli. Come è successo? In allenamento con una motocross sono scivolato e mi sono fratturato una clavicola. Adesso sto molto meglio e non vedo l'ora di trovare di nuovo la condizione fisica perfetta per ricominciare le prove. Quando pensi di rimetterti in sella? Diciamo intorno ai primi di marzo ho in Malesia le prime prove e speriamo che funzioni tutta la grande. La prima competizione importante di quest'anno? La prima competizione l'abbiamo il 18 aprile sempre in Malesia e dopo ci trasferiamo in Giappone e via con l'Europa. I rivali più temibili? I rivali sono tanti, tutti i piloti Aprilia, piloti Yamaha, piloti Honda, quindi penso che sarà sicuramente un bel campionato quest'anno. Auguri. Grazie. Per la terza volta qui a Ruote e Motori Show, Riccardo Errani, campione come pilota di rally. Innanzitutto rimaniamo come sempre ammirati dalle sue capacità acrobatiche con la macchina. Come si fa a raggiungere questo livello? Ma sicuramente l'esperienza, perché sono tanti anni che corro e ho accumulato una certa esperienza e di conseguenza diciamo che qualsiasi macchina sportiva che si possa utilizzare si riesce sempre a ottenere qualcosa di eccezionale, di eclatante, ma almeno per quanto riguarda lo spettacolo. Quest'anno con che macchina sei? Quest'anno con una Ferrari 550 che è stata utilizzata qui come per immagine, in altre occasioni viene usata per gare di regolarità o gare in seguimento tipo il Motor Show di Bologna. È una macchina molto particolare perché è abbastanza pesante, tantissimi cavalli. In questo caso, ad esempio, il fondo cambia spesso e a volte bisognerebbe magari utilizzare un certo tipo di gomma, però diciamo che qui è molto divertente, soprattutto per una macchina del genere, sul veloce. Nelle curve strette è un po' più difficile, ma sul veloce è veramente molto veloce e anche potenza, si vede, si sente. I tuoi programmi per quest'anno e diciamo anche da che cosa sei reduce? Dunque, io quest'anno sono già partito per quanto riguarda il 99 con il campionato italiano Neve Ghiaccio e ho ottenuto il secondo posto per quanto riguarda la mia categoria 4x4 e utilizzavo una Delta, che è ancora comunque una macchina sul neve ghiaccio molto efficace, dà comunque
è ancora mai che si possono ottenere dei buoni risultati. Poi parteciperemo al campionato Mitropa Cup, che è un campionato europeo, con una Ford e certe volte, secondo il tipo di gara, sempre con Lancia. Poi gare anche in Italia, soprattutto al sud, perché ho già fatto parecchie gare, ho vinto parecchie rally assoluti e penso di ritornare comunque per 4-5 manifestazioni. Bene, e dopo questo servizio siamo arrivati alla conclusione, al momento fatidico dei saluti finali dei nostri ospiti, e che ricordiamo sono dei rappresentanti dell'Orsogna Calcio. Alla mia destra Fulvio Bomba e alla mia sinistra Alessio Dragani. Iniziamo dal tecnico Fulvio Bomba. Un saluto particolare, più che particolare, un augurio sicuramente alla Spallanciano di arrivare fino in fondo, a tutti i mezzi per poter fare, il presidente Nicola Salvatore, che siamo molto amici, e al capitano, vale per tutti, Giovannelli, vale per tutti gli altri ragazzi. Per quanto riguarda la mia società, al mio gruppo di ragazzi che sicuramente meritano, se dovessimo arrivare a questo obiettivo, meritano questa soddisfazione, perché stanno benissimo insieme, ragazzi tutti tra gli esperti e non esperti, però tolleranti, perché in un gruppo se non si ha quello non si raggiunge nessun obiettivo. E alla società, devo ribadire quello che stavo dicendo prima, che lavora veramente in maniera incredibile. E lavorando così, nell'arco di qualche anno sicuramente arriveranno otterranno delle soddisfazioni particolari. Un saluto particolare, se no domani sera non possiamo fare allenamento, a un dirigente in particolare, saluto tutti in maniera particolare a Domenico, che mi ha costretto categoricamente: domani sera se non mi saluti, allora ecco fatto. Bene, grazie a Fulvio Bomba, e passiamo all'attaccante capocannoniere del girone, Alessio Dragani. Sì, mi associo chiaramente ai saluti fatti dal mister a tutta la società dell'Orsogna Calcio. Saluto tutti i compagni di squadra, un mio mito ortonese, se mi permette, Pasquale Di Gregorio. Salutiamo, sì, collega del centro. E un saluto particolare a Valerio. Bene, grazie anche ad Alessio Dragani. Noi, prima di chiudere, ricordiamo in breve i prossimi appuntamenti sportivi su Telemax. Mercoledì, servizi nel corso del telegiornale relativi al recupero di campionato nel CND Girone G tra Lanciano e Cerignola. La sera stessa la telecronaca dell'incontro, poi vi comunicheremo l'orario esatto di messa in onda. Venerdì torneremo con Anteprima Sport, domenica il gol alle 20 con telecronaca di Lanciano Bisceglie al termine. Lunedì torneremo alle 21 ancora con Calcio e dintorni. Grazie ancora per averci scelti e buon proseguimento di serata. Arrivederci.